Ti sta bene che il presidente della prima industria culturale del paese sia anche il presidente della Trilateral Commission? La prima industria culturale si chiama RAI, vero? Purtroppo sì. Ridotta attitudine informativa. Questa è la mia nuova definizione. Allora, no, la risposta, la domanda è seria. È un conflitto di interessi evidente. La signora dovrebbe dimettersi il giorno dopo che la nominano in quel posto, perché la Trilaterale è il luogo dove si riuniscono tutti coloro che non vogliono che noi sappiamo cosa sta succedendo nel mondo. E quindi lei non può essere alla presidenza di un gruppo di persone che controllano tutti i media mondiali più importanti, e quindi non ci può dire nessuna verità. Io, se questo avviene, sono pronto ad aprire una vertenza politica nazionale su questo punto. Lei in questo momento se ne deve andare subito, se questa cosa si verifica, per una ragione molto semplice, perché lei rappresenterebbe contemporaneamente le necessità di conoscere del popolo italiano, cioè la democrazia, e una struttura che invece è il contrario della democrazia. Questi signori sono i nostri nemici. Andiamo da Klaus? No, è una... Allora, ragazzi, un'italiana a capo di un'associazione che, voglio dire, di segreto ormai, cosa, non c'è più niente di segreto, che può... Dove? Nella Trilatera, in tutte queste robe, cioè, che non... Nulla, cioè, che ha dichiarato, la cosa è palese, quindi è un'inviata del TG1, che è il più visto telegiornale della RAI, che ha fatto fior di servizi, ha vinto fior di premi, embedded, un'opportunità embedded per l'Italia, perché finalmente uno di noi che va in un contesto importante che può influenzare... Per la verità c'era già stato Mario Monti, come la Mogherini. Se vuoi ti faccio italiani ce ne sono tantissimi. Allora, un'altra un'opportunità successiva. Di Paola, che è ammiraglio, allora, del Ministro della Difesa, e che è presidente della RAI. E allora, cosa vuol dire? Dov'è il conflitto di interesse? Il conflitto di interesse. Non c'è nessun conflitto di interesse. Perché lei va lì, va a rappresentare le istanze del nostro paese in un contesto dove non veniamo considerati. Finalmente torna un italiano in quella posizione. Dai, scusa, diciamo. Ma tu l'hai letto, però. Hai letto il regolamento e la filosofia della Commissione Trilaterale? Io confido nella responsabilità, essendo calvinista, individuale. La Maggioni è una giornalista, vive di trasparenza, quindi fino a prova contraria. Certo, si è sottratta alle domande sulla Commissione Trilaterale. Ma la categoria dei giornalisti tu la conosci o di che stai parlando? Viviamo in mezzo a televisioni che raccontano solo balle, salvo la Gabbia. Tutti i giorni tu mi dici che siccome è giornalista è qualificato. Ma vuoi scherzare? Ma ogni giorno tu io scrivo, vedo inchino. Tutte menzogne. Menzogne. Ma chi? Dove? Ma come? Dove? Dappertutto. Ci sono 10.000 ma sulla guerra siriana le televisioni della signora Maggioni hanno raccontato balle gigantesche. Quali sarebbero? Te ne dico 20. Certo. Per esempio, che la responsabilità della prosecuzione della guerra in Siria è dei russi, cioè di Putin. Questa è una balla. Voglio tornare al discorso degli americani. Non hai considerato neanche particolarmente fuori luogo la decisione dell'ambasciatore americano in Italia di attivarsi, di dire sì a questo referendum? No. Penso che ha fatto bene anche lì. L'opinione pubblica internazionale, Chiesa questo lo sa, è criticabile, ma lo sa, è tutta schierata a favore del sì. Perché soprattutto un'Italia che darebbe un messaggio di no, tutto il rispetto per il no, di no, vogliamo ancora il Senato, vogliamo ancora i costi della politica, vogliamo mantenere lo status quo, sarebbe devastante. Sì, Dal mio punto di vista, queste sono gli americani. Che racconta ma tutta quali la balle? Perché quali la balle? Non sono balle. Allora volete il Senato? Volete il Senato? Volete i costi del Senato? Mi sembra che tu gridi troppo, quindi sei un po' eccitato. No, tu sei agitato. Stai tranquillo. Tu stai gridando, io parlo normalmente. Vabbè, prego, allora, io ti dico, una balla, l'abolizione del Senato non è vero. No, certo. Il Senato rimane con funzioni legislative importantissime, tant'è vero...
Rimane. No, non hai letto la ma come non l'ho letto? Non l'hai letto, ma non l'ho letto. L'hai ma letto, ma lo vuoi strumentalizzare. Cambia l'etichetta, no, ma il Senato c'è. Ragazzi, non è così. Ma scusate, ma perché gli investitori internazionali dovrebbero essere favorevoli? Ma chi se ne frega degli investitori internazionali? Sono quelli che ci hanno rubato tutti i soldi di questi anni. Devono dare lavoro, devono dare lavoro. Iniziamo a farli. Dovete smetterla di criminalizzare la ricchezza. Scusa, no, Klaus, facciamo che inizia, che se anche iniziassero a pagare le tasse tutte in Italia non sarebbe male. Molti le pagano. No. Ci sono dei contenziosi fiscali aperti importanti. Vabbè. Ma di chi parliamo? Di chi parliamo? Web. Di McDonald's, non è web, come vedi McDonald's non è Amazon. Adesso McDonald's è evasore, dai. C'è un contenzioso aperto. Ragazzi, McDonald's se neanche lavoro, più le notizie. McDonald's dà lavoro. Ma paga le tasse. Dovete rispettare il lavoro. Paga le tasse. Dovete rispettare chi dà lavoro. L'azienda fa un servizio pubblico nel dare lavoro. Dobbiamo smetterlo con questo comunismo. Ma che comunismo? Certo che è comunismo. Basta. Però non le paga nessuno le tasse. Ma come non le paga nessuno? Le aziende espletano un ruolo di servizio pubblico perché danno lavoro. Smettetela con questa logica contro l'impresa perché ha distrutto l'Italia. Non venire a rubare a casa dell'altro perché qua l'impresa sappiamo bene che cos'è. Comunque, mi riferisco in generale, non acqua. Come lui mi ha detto, fanne un esempio, ritorno alla questione del Senato. Il Senato non viene abolito neanche per sogno. Il Senato rimane. Che cosa fa questa legge che propone il Presidente del Consiglio dei Ministri? Impedisce al popolo italiano di votare per il Senato. Il Senato passa completamente nelle mani sue e dei suoi uomini. Tant'è vero che l'unica Camera sarà una Camera monopartitica del Presidente del Consiglio. Allora, risultato Twitter, se fossimo americani chi voteremmo? Hillary Clinton 43%, Donald Trump 57%, rischia di essere quasi una tendenza così come l'avevi anche tu descritta. Tra poco parleremo di ricchezza, di ricchi, partendo dalla frase di Briatore, parleremo anche dei rich kids, ma qui abbiamo un nuovo ricchissimo, perché quanto ti deve dare Di Pietro, scusa? 2.600.000. Quindi sei ricchissimo, allora goditi il blocco che andremo a fare poco. Deve dare, non vuol dire che me le darà, bisogna vedere ancora, perché c'è una sentenza. La sentenza mi ha dato ragione. Come no? Va bene, allora noi ritorneremo tra poco e parleremo proprio di ricchi, partendo dalla frase di Briatore. Viva i ricchi, però devono pagare le tasse. Distribuiscono benessere. Va bene, cioè, ma assolutamente. No, ma lui avrebbe bisogno della guardia del corpo quando esce in guardia.